Per Cuore Gialloblu, due parole velocissime perché richieste in conferenza stampa con coach Luca Becchi. Torino vince il recupero della famosa partita non disputata la prima giornata per i mondiali di Disco Dance. Vince bene e gioca. Partiamo da un bellissimo secondo quarto dove Napoli rimane a 6 punti, coach. Sì, abbiamo avuto un inizio un po' farraginoso perché ci siamo trovati di fronte a Napoli senza Spinelli e Berkic, sicuramente i due giocatori di riferimento. Napoli si è chiusa con una zona molto arroccata, in attacco sono arrivati quei canestri, diciamo, di giocatori che di solito non si prendono responsabilità. Ne è venuto fuori un primo quarto dove Napoli ha condotto in modo soprattutto grazie alla nostra poca pazienza ad attaccare la zona. Nel secondo tempo ci siamo detti che il modo migliore per attaccare la zona è difendere e correre, e l'abbiamo fatto. Nel secondo tempo devo dire che siamo andati abbastanza diciamo agevolmente, senza grandi scossoni, verso una vittoria meritata, direi. Domenica arriva Iesi, come parlavamo anche prima con Giacchetti, finiamo questo filotto terribile di partite ravvicinate, la classica partita a mio avviso da prendere col giusto impegno, perché uno magari se si rilassa in questo campionato non finisce come ci si aspetta, e poi finalmente ricomincia una condizione normale di calendarizzazione degli allenamenti. Sì, è stata una situazione strana perché noi abbiamo avuto tre partite in 30 giorni, quella che abbiamo fatto a ottobre, e poi faremo ora con domenica 5 partite in 15 giorni, quindi questo non aiuta i giocatori sicuramente a prendere il ritmo, né in un senso il primo né nell'altro, e quindi abbiamo bisogno di riprendere un po' la routine. E intanto pensiamo a domenica, perché domenica è una partita importante, ci sarà da recuperare energie, importante perché Maggioli e Ian Miller sono giocatori di alta qualità, quindi ci dobbiamo preparare un'altra battaglia. Tra l'altro Maggioli in grandissimo spolvero l'ultima partita, tornato ai vecchi tempi. Noi facciamo i complimenti a coach Becchi per questi comunque risultati che stanno arrivando, perché in casa Torino ha veramente due velocità fino adesso, abbiamo visto noi tutte le partite, abbiamo visto una PMS bellissima in casa, devo dire un po' meno bella quando siamo usciti fuori. Diciamo che le prime due partite sono state partite dove veramente non avevamo la possibilità di allenarci e mancavano anche i giocatori. Abbiamo fatto una buonissima partita a casa al Pusterlengo, vincendo con le unghie e con i denti. La partita di Ferentino è stata una partita che non è andata come ci aspettavamo, però in un processo di crescita gli up and down sono normali, ci stiamo ancora conoscendo, stiamo ancora avendo qualche giocatore che deve recuperare il ritmo partita, la condizione fisica, che sono evidentemente indietro, però prendiamo il buono di quello che c'è, chiudiamo questo ciclo domenica portando a casa una vittoria e poi potremo rituffarci nello schedule normale del campionato. Quindi Torino c'è, Torino sta lavorando, Torino sta arrivando, Torino è pronta a dare battaglia anche da Verona a scendere. Sì, assolutamente sì, coach Ramagli aveva dichiarato che Torino aveva il dovere di vincere e Verona aveva il piacere di sfidarla. Adesso Verona più continua a vincere e più aumenta il loro dovere, quindi il campionato è un campionato che si decide alla fine, nei mesi centrali e soprattutto nei mesi finali. Li teniamo d'occhio, li andremo a rincorrere, però adesso un po' di pressione ce l'hanno anche loro. Una domanda da farti, così c'entra poco la partita di oggi, ma Treviso, com'è strutturato in questa formula, ovviamente che rientra, Treviso può andare in A1 con questa formula di doppio salto, secondo te c'è la concreta possibilità o c'è veramente un divario tra Lega 2 e Gold e Silver, anche in questo tipo di squadre con Pinton e compagnia cantante? Ma direi che facendo una valutazione generale il livello del campionato, del secondo e del terzo campionato, si è alzato sensibilmente, perché i giocatori che non hanno trovato spazio in Serie A sono scesi in Lega 2, ce ne sono tanti, e di conseguenza a catena, quindi il campionato Silver e il campionato Gold sono due campionati interessanti, quindi si vede dai risultati, si vede dalla qualità del gioco, si vede dai giocatori che ci sono, quindi ci attendiamo a battaglia, davvero chi vincerà sarà davvero il più forte. Quindi lavoriamo, prepariamoci, forza Torino, sarà un playoff a 12, noi vogliamo starci dentro da protagonisti. Assolutamente. Grazie coach. Arrivederci. Grazie mille, ci vediamo sul terreno.